utilizzare i parchi come laboratori naturali sostenibili per la salute. L'idea del progetto della Federazione Europea dei Parchi, cui aderisce anche il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Il presidente Giovanni Cannata, ex rettore dell'Unimol, ha spiegato le finalità. È un progetto che tende a far sì che si parli e si studino le condizioni della salute, che vedono appunto i parchi come laboratori dello sviluppo sostenibile e della salute, tenuto conto, ne cito solo qualcuno, delle potenzialità che un parco può offrire. Il parco può offrire delle attenzioni, delle cure particolari dal punto di vista degli aspetti cardiologici, degli aspetti pneumologici, degli aspetti della riabilitazione, degli aspetti della disabilità. Sono tutti aspetti connessi alle questioni della salute che noi vogliamo rafforzare all'interno dell'esperienza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Attenzione particolare, ha detto ancora Cannata, è per i giovani, i ragazzi. L'abbiamo segnalato anche al Ministero dell'Istruzione nel momento più critico del lockdown, pensando a quelle che potevano essere le possibilità di utilizzo dei parchi come luoghi per la ripresa, per la socializzazione dei ragazzi, per la ripresa, per l'uscita da quella condizione di chiusura e quindi per assicurare quel benessere non solo fisico ma anche spirituale che ai ragazzi poteva essere, che era dovuto, diciamo, dopo il periodo di chiusura. L'idea è un po' pensare, se volete, in maniera così molto semplice come immagine, ai parchi come dei grandi centri benessere naturali. Un progetto di laboratorio naturale sostenibile che possa poi essere a vantaggio anche delle generazioni di domani. In questi ultimi mesi molti hanno riscoperto le aree interne e montane del nostro paese nelle vacanze. Secondo Cannata non bisogna spegnere i riflettori, ma puntare ora sul potenziale che hanno per la salute e il benessere. Pensate al rapporto, per esempio, fra sport, salute e vita all'aria aperta e quindi parchi, un potenziale importante che va sfruttato, utilizzato certamente con intelligenza. I comuni molisani del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, con le loro potenzialità naturali, possono giocare un ruolo importante in questo progetto. I 5 comuni del Molise possono giocare un ruolo interessante, perché lì, per esempio, potremmo ubicare attività di formazione, di socializzazione, di ospitalità anche per le scuole. Per quanto mi concerne, io ho già scritto ad alcuni responsabili delle istituzioni scolastiche, ad alcuni dirigenti scolastici, invitandoli a utilizzare le nostre potenzialità. Il programma diciamo, verrà messo in sviluppo nei prossimi tempi. Questa è già una delle iniziative alle quali pensiamo per la ripresa dopo settembre.